Ciao ragazzi, oggi andremo a montare nella mia Africa Twin il sensore Yacht di Pelinassu. Questo sensore io l'avevo già provato nell'Integra, se andate a guardare i vecchi video nel canale troverete anche il tutorial di montaggio del sensore Yacht proprio nella mia ex Integra e ho pensato di fare questo video che non è un vero e proprio tutorial di montaggio di questa Yacht. Ma che è di preciso la Yacht? Il sensore Yacht di Belinassu è quello che vedete in queste immagini. È in pratica un sensore che legge la temperatura dell'aria che entra nella scatola del filtro dell'aria e sulla base di quella temperatura, diciamo, aiuta la centralina a fare la carburazione. Questa Yacht qua in pratica fa credere alla centralina che la temperatura sia leggermente più fredda di quella che in realtà è. E questo alla fine si traduce in un minor smagrimento, specialmente il rilascio della carburazione. In sostanza aiuta ad ingrassare la carburazione stessa. Per ogni dettaglio, curiosità, informazioni e quant'altro vi lascio in descrizione il blog di Belinassu dove troverete le recensioni e le impressioni di tantissime persone che l'hanno montato, nonché le sue spiegazioni tecniche. Poi vi lascio anche il link del club dell'Africa Twin dove in diversi l'hanno montata, così magari se avete l'Africa Twin potete anche trarne spunto o aiuto se volete cimentarvi nell'operazione. E poi troverete anche, diciamo, le loro sensazioni vere e proprie dopo aver montato la Yacht nell'Africa Twin. Detto questo, prima di arrivare al punto cruciale, ossia andare a togliere il serbatoio, dovrò fare una serie di operazioni. Per cui, mentre in questo momento vi sto parlando, vi farò scorrere molto velocemente una serie di immagini attraverso le quali vedrete le varie fasi di smontaggio sia delle carene che dei vari pezzi che devono essere tolti. Mi raccomando, fate attenzione ai denti, ai due denti delle due carene anteriori, quindi 4 denti in totale, 2 per carena. Io la prima volta che la smontai ne trovai 2 rotti, probabilmente uno rotto da me, ma uno rotto dal meccanico quando mi fece più tagliando, ci scommetterei, e quindi ho pensato bene di ripararli. Vi faccio vedere insomma la pressione come le ho riparate aiutandomi con la stampante 3D. Un altro consiglio che vi do: prima di rimontare tutto, mettete un po' di grasso al silicone nei pispoli, nei tutti i gommini che ci sono, perché così l'inserimento è facilitato. Inoltre vi lascio in descrizione il tutorial che ho utilizzato io per arrivare a smontare il serbatoio. È fatto molto bene, ce ne sono un paio carini su YouTube, vi lascio quello che mi è piaciuto di più. Seguitelo passo passo, vi posso assicurare che non è a prova di stupido, ma veramente poco ci manca. Arrivati a questo punto, una volta tolto le quattro clip plastiche che sono ai quattro estremi, e mi raccomando, aiutatevi con delle pinzette perché altrimenti li perdete. Una volta arrivati a questo punto, vi suggerisco vivamente di togliere anche questo pezzo di plastica perché rompe solamente i coglioni. Per toglierlo c'è da smollare questa fascetta qua che va qua sotto e si sgancia da sotto stringendola. Poi bisogna sfilare questo connettore che sotto ha una linguetta, si pigia e sfila. E allo stesso modo bisogna sganciare questo che ha una linguetta che va là. A questo punto si toglie questo pezzo di plastica che, come vi ho detto, rompe abbastanza le scatole, si riposiziona in basso tutta questa parte di cavi che rompe solamente i coglioni, dopodiché si può procedere con lo smontaggio del serbatoio. Purtroppo mi fermo a 16 mm con lo zoom, non ho un wide, quindi riesco solo a farvi vedere questa porzione di serbatoio, ma comunque guardando il tutorial che vi ho detto all'inizio riuscirete a capire benissimo quello che va fatto. Ad ogni modo, in primo luogo va sbloccato alzandolo, poi va tirato indietro e a quel punto si vanno a staccare i cavi che si vogliono staccare. Nel mio caso scollegherò i due tubetti di sfiato, ma lascerò attaccato tutto il resto, dopodiché il serbatoio lo metterò girato di 90 gradi e appoggiato qua sopra. E a tal proposito, naturalmente, un cencio, un vecchio panno da mettere qui per appoggiarci sopra il serbatoio sicuramente aiuterà. Quindi lo sblocco tirandolo verso l'alto, tiro indietro, vedete, già libero. Adesso scollego i due sfiati e quindi vado a ruotare il serbatoio di 90 gradi in questo modo qua. Questo che vedete è il tubo della benzina. Adesso con calma adagio il cencio sotto e questo tubo e questo tubettino con questa fascettina sono i due tubetti dello sfiato che ho sganciato. Il resto io non ho staccato niente. A questo punto dovrei procedere con lo smontaggio di questa che è la scatola filtro per andare appunto a montare la Yacht. E prima di procedere con lo smontaggio,
dei tre buloni 1, 2 e 3. Vado a smontare anche le planche laterali dove sono filtri dell'aria, se ne approfitto anche per vedere in che condizioni sono, e poi procedo con lo smontaggio. I filtri sono un attimino marroncini, magnette, di che non sto neanche a smontarli per soffiarli, perché tutto sommato mi sembrano messi piuttosto bene, d'altronde la moto ha solo 4000 km. Arrivato a questo punto posso smontare l'airbox. Allora, ci sono tre buloni di 10, 1, 2, 3, più devo allentare un paio di fascette per qua giù, ma quelle le vediamo dopo. Dalla parte sinistra, però, prima di procedere bisogna togliere questi due connettori, perché sono fissati alla scatola del filtro e quindi vanno in qualche modo scangiati. Ci sono le linguette, va tolto prima questo pezzettino di plastica che va così all'incastro, poi c'è una clip sopra. Devo quindi allentare queste due fascette, di cui una si vede molto bene dalla parte di qua, mentre quest'altra rimane un po' nascosta. E poi, prima di poter togliere completamente la scatola, mi devo assicurare che i due sfiati laterali siano liberi dalle rispettive fascette. Questo a sinistra per rallentare la vita a croci è veramente un dilemma, perché c'è un passaggio veramente stretto e risicato. Ho dovuto alzare un attimino il serbatoio per passarci, altrimenti era veramente un problema. Una volta arrivati ad allentare bene le fascette in modo che passino oltre, ripeto, questa di qua è veramente assurda, vi consiglio un cacciavite molto fino e stretto e corto, oppure se togliete il serbatoio vi va bene anche uno lungo. Mi ero dimenticato, dalla parte sinistra, dalla parte di qua, oltre a quei connettori che abbiamo già sganciato, c'è anche una fascetta da togliere più in basso. Arrivato a questo punto, vedete, due pochettoni si sganciano e possiamo provare ad alzare la scatola del filtro. Arrivato a questo punto, cioè dopo averlo sollevato un po', c'è un tubo di sfiato a sinistra che è veramente ostico, molto duro. Allora io tolgo la fascetta e provo a smollarlo. Ho dovuto smollare altri due tuboni belli grossi di sfiato che erano sotto, poi dopo, se riesco, ve li faccio vedere. Scusate il fiatone, ma non è una passeggiata, ci si lavora malissimo. Adesso devo solo sganciare il connettore del sensore IAT. È rimasto il tubo dello sfiato a sinistra che rompe i coglioni, come qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, questi due sono due sfiati grossi che ho dovuto smollare, perché altrimenti non ci riuscivo. Anche questo l'ho dovuto cangiare, c'è una fascetta, si riesce le fascette a stringerle, a smollarle con le mani, altrimenti vi aiutate con un paio di pinzetti. E questi due sono più buoni. E questo invece è il connettore della YAT, come vedete veramente un appiccicume della Madonna, cioè esagerato. Alla fine, dopo aver tolto la scatola del filtro, posso finalmente andare a togliere la YAT originale per montare quella di Pelinassu. Eccole qua a confronto, non so quello che si vedrà, ovviamente il corpo è lo stesso, cambia la punta. Fate attenzione al verso di montaggio, è importante, perché chiaramente altrimenti poi il connettore non vi torna. Comunque tenete di riferimento queste due piccole sporgenze che vanno nella parte posteriore, esatto, posteriore della moto. E a questo punto naturalmente vado a rifare gli stessi passi che ho fatto all'andata, semplicemente al contrario, e vado a rimontare tutta la moto. Prima di rimontarlo ho tolto i due sfiati laterali perché mi rompevano un po' le scatole, così diciamo posso lavorare più tranquillamente, più libero, più sereno. Questa operazione risulta molto ostica, per cui sono dovuto armare di queste pinzette, perché per rimettere quei due tuboni grossi, quei due sfiati, veramente non è uno scherzo, quindi bisogna aiutarsi in qualche modo. Lì
l'inserimento di quei due grossi tubi di silicone fino ad ora è stata la cosa veramente più complicata che mi ha fatto tribolare più di tutte le altre. Adesso andiamo avanti. Ho rimontato anche due spiati laterali mandandole nella loro sede. A questo punto rimetto le fascette nella loro posizione corretta, giusta. Ci dovrebbe essere a un certo punto un pispolino, eccolo qua, ok, quale pispolino dovrebbe entrare dentro questa fascetta e tenervela in posizione affinché non si muova, e quindi vado a rimettere il tutto in sede. Qui sotto nella base d'appoggio ci vanno due dischetti. Ho naturalmente ricollegato i due connettori nella parte sinistra e la fascetta che era in basso, e adesso provvedo a tirare la scatola del filtro. Concludo quindi questa fase, che era la più complessa senza ombra di dubbio, andando a stringere queste due viti qua, che ovviamente sono importantissime, e poi rimonto i coperchi dei filtri dell'aria. Questa è la fascetta che vi ho detto prima, ve la faccio vedere. Qua sotto c'è un'altra che tiene fermo lo sfiato del filtro dell'aria. Poi, da sapere, mi raccomando, ricordarci che quando andate a montare il coperchio del filtro dell'aria, che è questo sopra, la parte finale, questa in tipo gomma, ha un aggancino interno, una specie di ghigliottina, ce lo dovete passare davanti e poi si serra. Vado quindi a rimontare finalmente il serbatoio. Ricordo che prima di posizionarlo e fissarlo devo riattaccare i due tubicini di sfiato. Quindi riattaccati i due tubicini, che sono una passeggiata rispetto a quelli del filtro dell'aria, lo vado a posizionare. Impossibile sbagliare perché c'è la sedia obbligata qua, nella parte dove c'è la vite. Controllate che i due gommini dalle due parti siano battuti e poi il più del lavoro diciamo che è fatto. Le quattro clip le metterei ora, prima di fissare i cavi, così da avere diciamo più margine di spazio, più margine di lavoro. Vi potete aiutare con un paio di pinzette, ve lo suggerisco vivamente. Quindi si può rimontare tutto il lambaradan qui. Ok, questo va a scatto, anche questo va a scatto. Qui c'è questa fascetta, si mette qui così. Questo va qui così, questo va qui così. Questo filo che vedete è il microfono che va sotto la sella, quindi nella vostra moto probabilmente non ci sarà. Ok. Adesso il congegno della serratura dovrebbe stare così, sì, in regola, sì. Ci va rimontato il cazzarillo di chiusura, che non sarà uno scherzo ovviamente. Ok. Quando andate a mettere queste due viti qua, aiutatevi con le dita, perché mi sembra che i due dadi non siano magnetici, quindi se poi cascano dentro, tanti saluti. La posizione direi che è quasi obbligata, quindi si può stringere. Manca quindi questa scatolettina, che non mi ricordo come va. Eccola qua, deve andare così, con due semplicissime clic a scatto. Ok, e adesso prima di rimontare le carene faccio una prova di accensione tante volte. Ok, l'importante è controllare che siano folle, perché non c'ho le ruote, non ci sono spie strane, quindi bocca al lupo. Thank you.
Bene, direi che funziona tutto perfettamente. E quindi il lavoro è finito. In realtà devo ancora rimontare le carene, ma aspetto a farlo perché non ho molto tempo in questo preciso momento, e quindi lo farò in un secondo momento quando ho un attimino più di tempo e posso farlo con calma. Ma comunque quello che mi premeva farvi vedere era appunto la parte centrale, la parte più complicata e difficile, cioè quando bisogna andare a smontare la scatola del filtro. Come avete visto, non è una passeggiata. Io personalmente credevo che fosse molto molto più semplice. Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Vuole un po' di tempo, non vi scoraggiate, non dovete avere paura. Magari se all'inizio, la prima volta, avete un amico con voi che vi può aiutare, molto meglio. Specialmente quando si arriva a togliere il serbatoio e si mette qui sopra, insomma, c'è sempre la paura che possa prendere e volare in terra. Che figura di merda! E quindi magari se avete un amico che ve lo può tenere, o magari ve lo sostiene, staccate tutti i connettori, almeno lo mettete da una parte e lavorare più tranquillamente. Prima di chiudere ci tengo a precisare che io questo sensore YAT l'ho pagato 90€, 80 più 10 di spedizione, come avevo pagato quello dell'Integra. Nell'Integra mi ero trovato molto bene, addirittura ragazzi che l'hanno provato nell'Africa ne parlano in toni entusiastici. Secondo me, così a naso, leggendo vari commenti, sembrerebbe che renda molto di più in questo motore piuttosto che nell'Integra, quindi vedremo quando l'avrò provata, e ovviamente non mancherò di dirvi in un video in futuro come l'ho percepita io, cioè se veramente si sente tanta differenza, se si sente poca, i consumi che fanno, la risposta del gas com'è e via dicendo. Spero che questo video, che non è proprio un tutorial, possa esservi stato d'aiuto. Ciao a tutti e alla prossima!